per avermi ospitata nella sua pagina. Simona, è veramente un piacere conoscerti. Anche per me, sì. Ok. Senti, è stato anche un vero piacere conoscerti attraverso il tuo romanzo. Bene. Allora, senti, la prima domanda, che è una curiosità, perché io ho anche letto un po' quello che tu fai, tu sei veramente molto impegnata, sei giornalista e allora mi sono domandata da dove nasce questa storia bellissima? Guarda, è stata un'esigenza veramente prima come persona e poi come autrice. Nasce qualche anno fa, proprio le prime idee, chiacchierando con delle amiche molto intime, con delle mie amiche molto intime, fra cui anche delle ragazze che fanno teatro. E facendo dei progetti insieme e quindi ci confrontavamo insomma fra di noi riguardo al lavoro, alle nostre vite più o meno precarie e anche le nostre vite intime e quindi da lì mi è scattata proprio la molla di voler raccontare appunto raccontare il cuore delle donne, raccontare soprattutto la parte emotiva e quello che vivono, insomma, oltre in certi casi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro creativo, la precarietà nel lavoro, ecco. E raccontare, insomma, com'è la vita in questa fascia di età tra i 30 e i 40, no, per le donne. È una fascia particolare perché è un po' di bilanci, si fanno i bilanci, magari insomma negli anni precedenti hai seminato, hai fatto tante, insomma, ti sei sbattuta, come diciamo, no? Ti sei fatto un bel mazzo e in quella fase, in quella fascia di età, cerchi di raccogliere. E quindi insomma di consolidare quello che hai ottenuto. E quindi insomma nasce in qualche modo la storia di queste quattro donne che sono tutte inventate tranne una. No, Valeria. no, no, Tamila e Ale. Ok, Tamila e Ale, le protagonisti sono appunto quattro. Sara, che è una ragazza che è incinta di 7 mesi, io la descrivo in quel momento lì, è incinta di 7 mesi, è da sola perché ha deciso con molta decisione, determinazione, di lasciare il proprio compagno dopo tanti tradimenti e quindi vive la maternità da sola. E poi vicina di casa di Sara è appunto Tamila, che è questa ragazza russa che ha sposato un uomo italiano e ha 3 figli, 3 bimbi piccoli. Ed è un po', sì, anche se con le proprie difficoltà, è una famiglia felice. Perché Tamila ha sposato un uomo, insomma, solido, comprensivo, che in qualche modo infonde tranquillità, no? Alla moglie e ai figli. È un po', diciamo, forse l'unica figura maschile positiva, ecco, diciamo, in questo romanzo. E poi abbiamo Betty, che è collega di lavoro di Tamila. Betty in realtà è una fotografa e videomaker, che però non riesce a fare solo questo suo lavoro e quindi per poter pagare l'affitto, poter mantenersi, va a lavorare in una trattoria sui Colli Bolognesi e quindi assieme a Tamila. E l'ultima è appunto Valeria, che è una giornalista di questo quotidiano dell'Emilia e si occupa delle pagine culturali.
E insomma, poi fermami pure, quando No, sei. no, tranquilla, mi piaceva che raccontassi un pochino anche dei quattro personaggi, tanto te l'avrei chiesto io, quindi ti lascio andare fino. Diciamo che fondamentalmente tutte e quattro, forse Tamila un po' meno, però comunque soprattutto le altre tre sono in un momento, come dire, un punto di svolta che è soprattutto determinato dal sentimento amoroso. Sì. Ovviamente Sara ha deciso di lasciare il compagno e ha questa importante situazione, insomma, sta per avere una bambina e quindi è in qualche modo lei, assieme alla sua bambina, rinascerà anche lei a nuova vita. Sì. Quindi è un percorso che lei fa Grazie. di consapevolezza di se stessa, del proprio corpo, del proprio essere. Ecco, ti volevo chiedere questo, Simona, proprio legato all'aspetto maternità oggi, che è un tema che effettivamente tocca tante donne, ovvero il fatto che oggi si può scegliere di fare anche una maternità da sole, nel senso che rispetto magari a una volta si ha maggiormente la possibilità e il supporto. In parte dalla società per poter percorrere anche da soli il percorso della maternità. Ecco, tu perché l'hai voluto affrontare questo tema? Per sensibilizzare le donne proprio su questo aspetto, cioè il fatto che si può, perché a me leggere di Sara mi ha fatto così proprio sentire dentro, caspita, è vero, oggi noi donne possiamo anche vivere la maternità da sole. Sì, è vero, io non lo so, guarda, è il personaggio con cui sono entrata più in sintonia in qualche modo, anche se comunque è forse per alcune cose sì, da un punto di vista emotivo dell'amore, alcune cose. Le ho provate anch'io come Sara, però dall'altra parte è molto diverso, no? Ed è appunto quello che il personaggio che mi ha coinvolto di più. E forse avevo bisogno, ma non per voler lasciare un qualche messaggio, però per raccontare questa situazione. Io ho tante amiche che veramente che sono sposate, sì, hanno un compagno, hanno tanti figli, veramente ce ne sono alcune ne hanno anche tre, sono veramente pazzesche, pazzesche, e le saluto tutte, se per caso siete in diretta, insomma, vi saluto. E quindi sentivo anche questa esigenza, cioè perché. Sì, ovviamente io, come tante donne, anche se non ho figli, ma ho la maternità dentro di me, in qualche modo sono un po' una zia acquisita delle bambine, dei bambini, delle mie amiche. E ne volevo parlare, tra l'altro, guarda, sono stata ospite di questa rassegna a Sanremo, un mesetto fa circa. Proprio che era una rassegna al femminile, tutte artiste, scrittrici, musiciste, pittrici, e mi hanno invitato proprio nella giornata conclusiva in cui si parlava di maternità e di corpo delle donne. Insomma, pur non essendo appunto io mamma, però mi ha fatto molto piacere, proprio grazie. È stato grazie a Sara, a questo personaggio, al romanzo e a questa, insomma, questa esigenza. Per cui è nato spontaneamente, proprio perché a volte, guarda, la scrittura arriva prima della mente in qualche modo, cioè anche noi scriviamo anche inconsciamente, buttiamo fuori delle cose che
che non abbiamo concretamente concepito e realizzato davvero nel nostro cervello. Quindi, insomma, un po' questo direi. Certo. Ecco, sempre rimanendo sul tema maternità, accanto proprio a Sara c'è questa figura di anche in un certo senso prende le veci di mamma di Sara, cioè Tamila, no? Che è un personaggio che invece dal punto di vista di mamma è una mamma in un certo senso realizzata, no? Una famiglia bella, una famiglia con accanto un uomo che la accoglie, la ama nonostante il suo corpo si sia modificato, che è un po' quello che vorremmo tutte noi, effettivamente. Sì, oh, ma anche il corpo di lui si è modificato, eh? Certo. Certo, però chissà perché siamo sempre noi sotto i riflettori. Anche lui ha messo sulla pancetta, cioè non è che... Sì, infatti. Chissà, c'è questo stereotipo che forse, o forse noi ce lo assumiamo ancora di più rispetto all'uomo, cioè il problema del, non so, del viso che cambia, no? Dei capelli bianchi. Ecco, forse è più un problema nostro, non lo so se anche te, però ecco, io. Stavo proprio con un mio amico qualche sera fa e dicevo: ma insomma, spuntano i capelli bianchi, bisogna che... E lui mi diceva: ma anch'io ne ho tanti di capelli bianchi. E mi dico: ma guarda che per gli uomini, cioè, l'uomo brizzolato in qualche modo è fascinoso, cioè, Vero. non è, non devi preoccupare, siamo noi donne che invece... Ma ecco, così per ridere. E Certo. per tornare a quello che mi chiedevi, sì, Tamila è una mamma, e è una mamma sia perché ha i tre bimbi e fa la mamma anche alle sue amiche, in modo particolare nei confronti di Sara, perché è proprio, come dire, quasi, quasi apprensiva come una mamma appunto nei suoi confronti, si preoccupa che mangi, quindi arriva con i piatti, le pentole, insomma, si preoccupa che bene. Ma forse perché Tamila ha appunto la famiglia e la mamma lontana in Russia e di conseguenza non ha l'appoggio non solo pratico, perché alla fine si gestiscono tra lei e il marito, però l'appoggio soprattutto emotivo, insomma, quei consigli che la propria mamma ti può dare, ecco. Certo. E quindi di conseguenza lei fa da mamma alle altre, anche e soprattutto per questo motivo. Sì. E tra l'altro ha questa capacità di entrare comunque un po' come un uragano nella vita, no? Di un po' tutte, no? Però con quasi mi viene da dire con le pantofole, nel senso che lo sa fare, no? Nonostante che, non lo so, arriva con queste milioni di pentole, milioni di cibi pronti, però è comunque una presenza che si sente quando non c'è. Sì, ah no, assolutamente, assolutamente. E quindi, infatti, diciamo, Tamila è un po' quella, se da un lato Sara è il personaggio che è un po' collega tutte quante, cioè il fil rouge della narrazione, Tamila in qualche modo è il collante, perché lei attraverso il suo amore che lei dimostra da una parte col cibo e dall'altra col trucco e il parrucco, perché per esempio appunto trucca Betty la pettina e quindi attraverso il trucco trasmette il suo amore, il suo affetto per questa ragazza, insomma, e lei proprio tanto da dare, è proprio strabordante, una persona emotivamente davvero entusiasta e strabordante, quindi sì, è allegra, solare, insomma, nonostante abbia però dei momenti bui anche lei dentro di sé, Certo, appunto dovuto dal fatto di avere la famiglia lontana, ecco, quindi certo. sì. Ecco, diciamo che sono quattro donne e hanno tutte
tutte e quattro nel tuo romanzo comunque una loro identità. Ovvero, volendo, io mi sono già immaginata che tu potresti scrivere un libro o un romanzo per ognuna di loro. Sì, è vero. Mi è capitato appunto in questi mesi tra presentazioni, interviste, eccetera, o anche solo lettori che mi danno, che mi, sì, amorevole, dice, dandomi il loro parere, per quanti, ecco, sì, è la cosa più bella in realtà questo. E mi hanno detto, ma vorrei fare un seguito, oppure, boh, uno spin-off, oppure parli solo di alcune o di una sola, cioè. Quindi, ecco, in questi mesi sto raccogliendo un po' i pareri e ci penserò, ecco, questo sicuro. Ecco, se dovessi pensare la prima da quale poter partire per fare uno spin-off, chi potrebbe essere? Ah, al momento direi. Escluderei Tamila, probabilmente Valeria, che è la giornalista, è una persona sicura, quella più glamour fra le quattro, quella che ha la vita sociale più intensa, quella che dà i consigli d'amore alle amiche, anche in maniera Rimane categorica. folgorata, rimane con le scarpe dentro una passione comunque. Folgorata follamente di questo scrittore che è molto noto, che però è sposato e ha figli, e che c'è quando c'è, nel senso che le dà delle briciole in fondo, no? E lei quindi vive più di mancanza che di presenza. E quindi. Però ecco, lei dà dei buoni consigli alle altre, ma ovviamente quando capita a noi stessi, capita a lei, Esatto. quasi Ecco. annulla la sua, ecco, per questo amore, e questo, ma non va bene, ecco, poi. Ma secondo te, Simona, è vero amore questo? Cioè lo identificheresti come vero amore? Allora, è una cosa molto personale, nel senso che quello secondo me sta al lettore deciderlo, sta al lettore deciderlo e per quello, insomma, così come la vita, ho lasciato il finale anche abbastanza aperto, proprio per questo motivo. Si potrebbe dire di no, perché comunque lui, bene o male, la sua frequenta lei che lo fa star bene, però lui più che altro prende e non dona, e lei invece dà, ma non riceve mai. E quindi, insomma, direi che non è un amore, se lo Certo. devo parlare in Certo. maniera così, come dire, oggettiva, poi la vita va come va, e cioè, Assolutamente. non ha Ma perso infatti una volta, insomma, quindi. certo, ma assolutamente. Fa parte anche questo poi della maturità di una donna, no? E quindi di lì ci passiamo poi tutte, quindi assolutamente. Però è importante, nel tuo romanzo ci fai proprio ragionare anche sui vari aspetti dell'amore, perché sono anche proprio rappresentati in un certo senso. Certo, sì, infatti, ma lei infatti deve, Valeria deve scegliere se continuare a vivere una vita fatta di
più di assenza, di vedere quest'uomo quando lui può, e quindi di essere sottomessa a questa vita che non lei, che non di cui lei non decide nulla, è solo lui a decidere, e che in qualche modo come dire, la mortifica, a mio avviso, oppure se pensare a se stessa. E cosa vuol dire pensare a se stessa? Cioè, vuol dire abbandonare quest'uomo, anche se siamo perdutamente innamorate, oppure no, insomma, e quindi le cose sono molto sfumate, non c'è un bianco e un nero, quindi Vero, verissimo. Ecco, insomma. parliamo un attimino anche del fatto che forse è il primo romanzo effettivamente che fai di questo genere, giusto? Tu hai sempre scritto proprio un genere totalmente diverso, no? Sei comunque una giornalista. E allora ti volevo dire, com'è stato approcciarsi a un tema veramente. Come dire, è proprio sei uscita dalla tua comfort zone. Sì, decisamente, e devo dire che ho voluto stare di pancia, diciamo così, proprio perché l'intenzione era quella di appunto raccontare quello che c'è dentro il nostro cuore più profondo, ecco. Quindi ovviamente il lavoro di giornalista mi fa stare dentro delle regole precise, delle tempistiche. Ovviamente è un tipo di creatività diversa. Il mio primo libro era un saggio storico, anche qui parliamo di un approccio totalmente diverso. L'unica cosa comune tra tutte le varie opere è, diciamo, lo spirito di indagine, perché se l'attività giornalistica, appunto, certo, vai a fondo nelle indaghi, nella saggistica anche. Insomma, l'indagine storica, no? E qui ho voluto indagare appunto l'animo delle persone, che è la cosa che mi interessa di più. E anche adesso sto scrivendo un altro romanzo, è quello che mi interessa, indagare le persone, quello che sentono, quello che poi va, quello che fanno in base a ciò che sentono, delle volte le persone sono capaci di azioni veramente molto dolorose, delle volte se ne accorgono, delle volte no, di azioni molto dolorose. Mi è capitato di discutere negli ultimi tempi del ghosting, no? Questa cosa che è venuta fuori grazie a WhatsApp, insomma, i nuovi mezzi, che è molto diffusa. Ho notato che tanti mi raccontano di questa cosa, ed è un'azione che se la subisci è veramente molto dolorosa. E forse l'altra persona se ne rende conto fino in fondo, ma fa male, fa male. E quindi sì, adesso ho perso l'inizio del discorso, però ecco, volevo proprio, sì, come dicevi tu, no? Ti sei scoperta, insomma, ti sei in qualche modo hai dovuto, cioè, non mi sono messa nei dei paletti, perché avevo proprio la necessità di scrivere questo romanzo proprio per aprire attraverso la storia di queste quattro ragazze, e far sì che anche le lettrici e i lettori, perché sono storie al femminile, ma
realtà ho anche parecchi lettori uomini, molti che mi hanno dato insomma i loro pareri, e quindi questo mi fa molto piacere, perché in realtà è un romanzo che lo leggessero anche più gli uomini, perché in modo che possano capire quello che c'è dentro il cuoricino di noi donne. Certo, ma forse anche per noi donne può essere importante capire come vivono una donna del genere, perché poi alla fine, secondo me, in tutto questo c'è tanta mancanza di comunicazione fra le parti, no? E quindi quando c'è un libro così detto, no, per donne, nel senso che i temi sono per più visti dalle donne, ecco, io invece sarei proprio lì curiosa di farli leggere a tanti uomini per sapere il loro punto di vista. Quindi io spero veramente che tanti uomini leggessero il tuo romanzo perché ci sono veramente tantissimi spunti di riflessione sull'amore, sui rapporti tra uomini e donne. O comunque tra persone che si amano o che si potrebbero amare. Sì, certo, no, no, assolutamente, e anche assolutamente sull'amicizia. L'amicizia è anche il sentimento che è preponderante in questo romanzo, ed è un'altra cosa che volevo assolutamente mettere nero su bianco. Queste ragazze creano e rendono molto forte un legame fra loro. Questo succede, una di loro a un certo punto scompare, quindi le altre devono capire un po' cosa le è successo. Certo. E quindi lo fanno facendo squadra, perché insomma, in qualche modo io ho diverse amiche, e ovviamente le amiche più strette sono poche, però si creano dei legami. Non è vero che l'amicizia tra donne non esiste. Spesso mi viene chiesto, vi fate anche questa domanda. Sfati un mito, insomma, che l'amicizia fra donne non esiste, che siamo tutte invidiose una dell'altra. Per me no. Quando si crea un legame sincero, puro, pulito tra amiche, tra donne che poi diventano amiche, ecco, è un legame potentissimo che ci permette di fare grandi cose. E quindi, insomma, anche questo volevo un po' trasmetterlo. Certo. Ecco, quindi ci hai già detto che stai scrivendo un nuovo romanzo, ma mi sembra di capire che non è il seguito in questo. Oppure sì. Simona non... Ah, ok, ecco, scusami perché un No, no, attimo... no, 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 è un'altra cosa. No, 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 è un... Io però non ti sento, non so se, perché ogni tanto mi sparisci anche proprio come visuale, ho un problema evidentemente io. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere è... dell'immagine e la tua copertina mi è piaciuta tantissimo. Simona, però non ti sento più, ti ho persa. La copertina, sì, la copertina, guarda, Perfetto, adesso sì. vediamo se adesso mi sente. Mi senti ora? Vediamo, aspettiamo un attimo. Della casa editrice, una che vorrei assolutamente salutare, Martina. Io
Ci siamo sentite e ho visto alcune delle sue illustrazioni, fra cui appunto una che ritraeva un cuore per una copertina dedicata a un'opera su Mary Shelley e Frankenstein. Mi ha colpito anche perché nel mio romanzo appunto di quello si parla. E quindi abbiamo fatto un po' di ragionamenti, insomma, lei si è messa anche lei a riflettere, è venuto fuori questo cuore che è in realtà come un condominio e la ragazza appunto è affacciata alla finestra di questo cuore condominio, alla finestra di casa sua, insomma. E quindi speranzosa nel futuro, riflettendo, sta pensando, ecco, Certo. questo è. Sì, Io io me la sono vista un po', giustamente il cuore, quindi aspetto legato assolutamente a ciò che c'è scritto dentro, ma anche proprio questa finestra è un po' come un'apertura, no? Verso il mondo. Ecco, questo mi è piaciuta particolarmente. Allora, ultima domanda che ti faccio, quindi abbiamo già capito che sei già in procinto, quindi ti sei lanciata un po' in questo mondo diciamo del tuo nuovo mondo, no? Dei romanzi, eccetera. E quindi ti volevo chiedere, ma il prossimo sarà ambientato a Bologna, come in parte effettivamente anche questo, anche se proprio Bologna è diciamo, si capisce che ci siamo, ma non è che viene fuori. Allora ti volevo chiedere, visto che noi siamo una pagina bolognese, se anche il prossimo sarà in qualche modo ambientato a Bologna. Allora, sì, infatti io non mi trucco, ho ambientato Bologna, ci sono vari angoli, insomma, della città e poi ci si sposta anche in Bassa Romagna, però insomma, le ragazze vivono e lavorano a Bologna. E nel Volendo. prossimo, che appunto passerà molto tempo perché i tempi editoriali, sapete, sono lunghissimi, adesso io lo sto scrivendo, sono quasi alla fine, però insomma, ovviamente si parlerà insomma di parecchio tempo prima che possa uscire. E, sì, sto a Bologna, ma in un luogo in qualche modo, paese nella provincia di Bologna, in un paesino inventato. Bello. Un paesino inventato. Di cui non dico il nome, insomma, però ecco. Certo. Sì, è un Bene. romanzo qualcosa di noir, che è un noir, insomma. Wow. Ecco, adesso sei nella mia comfort zone. Bellissimo. Allora, io aspetterò diligentemente l'uscita. Senti, allora ricordiamo assolutamente di acquistare Io non mi trucco e io consiglio sempre di non acquistare su Amazon, ma di andare dal vostro libraio di fiducia, se non lo trovate già normalmente, e di richiederlo lì, di farvelo arrivare lì. Quindi siamo sempre più possibile vicini ai nostri librai. Certo, andate in libreria. Sì, su Amazon c'è, però ci sta quello che dici tu, perché anch'io ho delle librerie indipendenti, amiche, che lavorano benissimo, che le adoro, insomma. E comunque andate in libreria e se non lo trovate, già lì l'ordine e fatevelo arrivare, insomma, in Esatto. qualche modo. E comunque, se non avete una libreria di fiducia, c'è comunque sempre Amazon, ci mancherebbe, insomma. Però tenetelo come ultima spiaggia, era poi quello che voglio dire io. È solo questo.
Senti Simona, io ti ringrazio tantissimo in primis per avermi dato l'opportunità di leggere il tuo romanzo, che mi è piaciuto tantissimo. Infatti, quando la tua casa editrice, me l'ha proposto e mi ha detto che si parlava di Bologna, ho iniziato, ho detto io di solito inizio un po' per capire, no, se il genere è quello che piace a me e l'ho finito. Ecco, ti dico solo questo. Quindi ha scavalcato un sacco di altri libri che erano prima. E infatti, dopo pochi giorni ho detto: no, no, io assolutamente la ospito volentieri perché mi è proprio piaciuto tanto. Quindi ti ringrazio e che dire, magari ci si trova a Bologna, perché no? Sì, teniamoci in contatto volentieri, guarda, Assolutamente. davvero. Bene, grazie Simona Grazie. e grazie anche di avermi ospitata. Ti Sì, auguro una buona serata. davvero, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie a tutti Sì. voi.